Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, vi faccio vedere le cosine che ho comprato all'Eurospin. Non è stata una grande spesa, ma una spesa diciamo integrativa. Però ho detto, vabbè, faccio vedere quello che ho preso, magari a qualcuno può interessare. Allora, ho preso un sacchetto di mele perché a Maurizio le sto facendo cuocere da portarsi al lavoro e quindi ne ho preso un altro pacco, poi i bambini vanno matti per le mele. Un pacco di pannolini per Pia e un pacco di Scottex. Adesso prendo il resto e andiamo Poi avanti. abbiamo preso un po' di yogurt, diciamo. Ho preso queste mousse alla pesca e maracuja che sono le mie preferite, cioè erano le mie preferite quando ero incinta di Pia perché non sono troppo dolci. Poi le ho prese alla fragola, al mirtillo e al lampone e poi ho preso gli yogurt colato greco con 0% di grassi ai gusti, diciamo. Ho preso caffè per Maurizio, cocco per me, pesca Maurizio, mirtillo e fragola Maurizio. Io per me ho preso solo il cocco che lo volevo assaggiare, però questo qua ha 1,6% di grassi, mentre invece gli altri hanno lo zero. Poi un broccolo, poi questi spezzol di spinaci che li volevo provare per me, quindi li andrò a fare domani per pranzo. Ovviamente gli altri boh, li metterò poi in freezer perché cioè, i bambini piacciono, però sono pochi poi per loro. E quindi li tengo per me e me li suddivido, li metto in freezer così quando mi viene magari voglia li tiro fuori, ho la mia porzione già pesata e sono a posto. Poi i sacchi per la spazzatura grandi ne ho presi due, fagiolini, passata di pomodoro, questa qui piccolina per me, salsa al pomodoro con verdure è buonissima. Passata di, ne ho prese 4, passata di pomodoro ne ho prese 2, poi per Giorgia tramezzini tonno e maionese, insalata ho preso valeriana e pan di zucchero, poi nocciole in granella per Maurizio perché nella frutta a pranzo dovrebbe mangiare, cioè allo spuntino di metà mattina dovrebbe mangiare anche la frutta secca, però per essere più comodo gli metto questa qui e poi qui le mando le sgusciate per moi e una confezione di pere. Poi dei pomodori che erano in offerta, yogurt 0,1% di grassi alla fragola, Fontal, yogurt 0,1% alla pesca, besciamella già pronta. Poi mandorle sgusciate pelate, mandorle sgusciate, nocciole sgusciate, tostate, pelate, nocciole in granella, anacardi al naturale e mandorle in granella. Due pacchi di cuori di iceberg. Ho provato a prendere questi frollini senza zuccheri aggiunti per cambiare un po' perché le fette biscottate con la marmellata dopo un po' sono noiose. Ciliegine di mozzarella e poi due pacchetti di straccetti di soia. E poi una confezione di acqua naturale, queste qui da mezzo litro per i bambini da portare a scuola. Poi due pacchi di mozzarelle, un pacco di polpette di soia, queste qui non le ho mai provate. E quindi sono proprio curiosa di provarle perché mi sembra che l'altra volta avevo preso quelle del Lidl, ma non mi ricordo perché ho la memoria che va. Comunque, da fare magari col sugo, così con un po' di verdura. Vabbè, comunque sono sempre buone le polpette. Polpa fine, questa qua da 2x230 grammi, sempre per me. Farfalle integrali per me. Poi ho preso questo muesli croccante all'avena, io non l'avevo mai visto, quindi l'ho preso per assaggiarlo.
pesto senza glutine, barrette ai mirtilli e cereali mirtilli rossi, barrette cereali e cioccolato al latte, e poi per Giorgia due confezioni di tramezzini e gamberetti e un'altra tonna maionese. Questa qui è stata tutta la spesa che abbiamo fatto all'Eurospin. Adesso vi lascio lo scontrino, intanto c'è Sabina che porta via la roba. Io spero che questo video, anche se corto, vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! One, two, three.